rubare in casa. 17enne arrestato. Il giovane residente in città accusato di estorsione, ricettazione e spaccio di hashish è stato condannato a quasi 3 anni. Costringeva ragazzini a consegnargli i gioielli delle loro famiglie per comprarsi la droga. Bottino 40.000 euro. Lotta alla mafia, confiscate 2 ditte. Il Tribunale di Palermo conferma il sequestro preventivo della Digos di Piacenza ai danni di un 62enne siciliano sospettato di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. Indagini partite dal cantiere per il Ponte sul Po. Crolla palazzo, 60 feriti, ma è una prova. Esercitazione stamattina alla Galleana, simulato lo scoppio e il crollo di un edificio. Al lavoro tutti gli operatori del soccorso insieme per coordinare le grandi emergenze. Province Ottone, sceglie Genova, gli esiti della consultazione avviata dal Comune per chiedere ai cittadini la soluzione preferita in caso di riordino degli enti. Ha risposto il 34% degli aventi diritto. Tra le preferenze vince l'aggregazione alla Liguria. Riccardi, con Monti l'Italia è uscita dal baratro. Il ministro della cooperazione internazionale questa mattina ospita il Festival del Diritto. Il governo ha introdotto un modo nuovo di fare politica. Nessuna smentita sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio.